In questo video rispondiamo a una domanda fondamentale per chi si avvicina al mondo dell'elettrico. Ma di quanta potenza di ricarica ho bisogno per gestire un'auto elettrica? Lo vediamo dopo la sigla. Buongiorno cari amici teslari. Bene, una delle prime domande che ci si pone quando si pensa all'acquisto di un'auto elettrica riguarda ovviamente la ricarica, e cioè la potenza di ricarica necessaria per gestire un'auto elettrica nel quotidiano. Sarà sufficiente il mio contratto domestico? Dovrò passare per esempio a un contratto trifase? Dovrò stravolgere l'impianto elettrico di casa? Bene, con qualche piccolo calcolo cerchiamo di rispondere a questa domanda. Il primo aspetto fondamentale da capire è la potenza impegnata contrattuale, cioè il classico contratto da 3 kW, contratto da 6 kW. Che cosa significa potenza impegnata? È quella potenza che il vostro gestore vi garantisce. Nella stragrande maggioranza dei casi, nelle case italiane, c'è un contatore da 3 kW. Che cosa significa però 3 kW? Significa che voi potete consumare istantaneamente, perché qui parliamo di potenza istantanea, quindi accendere elettrodomestici che vanno a consumare fino a 3 kW più un 10%. Quindi già capite che non è vero che avete solo 3 kW, ma avete 3,3 kW che potete usare in maniera continuativa. Ma non solo, perché se superate questa soglia non vi scatta il contatore in automatico. Eh sì, perché il vostro gestore vi garantisce un altro 33% fino a 3 ore. Significa che con un contratto di 3 kW voi avete la possibilità di utilizzare continuativamente per 3 ore fino a 4 kW. Se superate questa soglia per oltre 2 minuti, quindi oltre i 4 kW, allora a quel punto avviene il distacco del contatore. Se parliamo per esempio di un contratto da 6 kW, come quello che ho io a casa mia, capite bene che c'è una differenza sostanziale, perché da 6 kW più il 10% già mi diventano 6,6 kW. Se poi aggiungiamo il 33%, io posso utilizzare per 3 ore fino a 8 kW. Insomma, una potenza cospicua che mi permette di caricare l'auto e usare anche altri elettrodomestici. Chiarito questo concetto, andiamo a vedere effettivamente quanto assorbe la nostra auto. Beh, la Tesla può essere regolata dalla macchina direttamente e può partire da 5 ampere, che corrispondono circa a 1,2 kW, fino alla potenza che riusciamo a erogare, quindi fino addirittura a 32 ampere in monofase, e cioè 7,4 kW. Ma abbiamo davvero bisogno di tutta questa potenza? Beh, facciamo qualche calcolo molto rapido e molto semplice. Intanto bisogna considerare il consumo dell'auto. Io valuto che un buon metodo sia considerare che per ogni kilowattora che consumiamo percorriamo 5 km, il che ovviamente riporta un consumo di 200 wattora per chilometro. Ovviamente mi direte, ma io consumo meno. È vero, ma considerate anche che il consumo che riporta il computer dell'auto è al netto di qualsiasi dispersione, di qualsiasi consumo ad auto ferma, come per esempio la preclimatizzazione o la modalità sentinella. Quindi una buona approssimazione è quella che vi ho detto, 1 kWh 5 km. A questo punto bisogna considerare quanta strada facciamo ogni giorno. Per esempio, usiamo numeri molto semplici. Io percorro ogni giorno 100 km. Bene, se faccio la semplice divisione, 100 km diviso 5, perché per ogni kilowattora io percorro 5 km, avrò un consumo giornaliero di 20 kWh. Ora, quanto mi serve
per riportare la macchina allo stato iniziale, quindi per avere il pieno ogni mattina con un consumo di 20 kWh ogni giorno. Bene, qui entra in gioco proprio la potenza e il tempo disponibile, perché se io parcheggio l'auto e la lascio ferma tutta la notte, avrò più o meno almeno una decina di ore di ricarica. Il che significa molto semplicemente che 20 kWh diviso 10 ore io dovrò avere una potenza da dare alla macchina di 2 kW. Quindi 20 diviso il tempo, 10 ore, potenza 2 kW. Se consumassi il doppio ogni giorno, quindi 200 km e quindi 40 kWh, facendo lo stesso calcolo con le stesse 10 ore, avrei bisogno di una potenza da dedicare all'auto di 4 kW. Ma il tempo può cambiare, perché se la vostra auto sta ferma 8 ore oppure 12 ore, capite bene che cambia leggermente il calcolo e cambia la potenza che bisogna assegnare all'auto. Quindi diciamo che in generale, se percorrete fino a 100-150 km al giorno nella normalità, potete tranquillamente sopravvivere con un contratto da 3 kW. Se invece percorrete un po' più strada o volete essere sicuri che quando capita riuscite comunque a fare il pieno alla vostra auto, è consigliabile aumentare la potenza impegnata. Che cosa comporta? Assolutamente niente di difficile. Si fa la richiesta al proprio gestore, si paga un una tantum e si ottiene la maggiorazione. Non ci sono lavori da fare. Costa di più avere una potenza impegnata maggiore? Ha solo un piccolo costo fisso supplementare, che è di 1,80 € al mese per ogni kilowatt supplementare. La corrente non costa di più, costa esattamente come se aveste il contratto da 3 kilowatt. Quindi, per concludere, io credo che la situazione sia molto più semplice di quello che spesso ci aspettiamo. Spesso leggiamo che per caricare a casa un'auto elettrica ci vogliono 30 ore, il che non è sbagliato, ma vuol dire caricarla da zero fino al 100%. Ma voi davvero usate tutta la batteria della vostra auto elettrica tutti i giorni? Io dubito fortemente. Per chi ha questa necessità, ovviamente dovrà fare un passo successivo, dovrà probabilmente passare a un contratto trifase e a questo punto potrà caricare l'auto a 11 kW, il che gli consentirà di fare un pieno completo in base alla tipologia di macchina tra le 5 e le 8 ore. Bene, questo è tutto. Io spero di avervi chiarito un po' le idee sulla potenza di ricarica necessaria per la gestione della vostra auto elettrica. Fate i vostri conti e decidete se vi bastano 3 kW o avete bisogno di chiedere un qualcosina di più. Io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!